fermo! Ma stai fermo! Ma guarda che brucia! Che sto tamponando! Ho capito che sto tamponando! Però papà sei il solito fifone per un taglietto! Ma fai piano che brucia! Ma stai fermo! Ma perché non sono rimasto in ospedale? Appunto, forse era meglio che stavi in ospedale, così non davi più fastidio. E poi non vedi che sto giocando, mi hai fatto anche perdere la partita! È stato fortunato, perché gli ho tirato un pugno e dopo lui ha fatto... mi ha spaccato un braccio, vedi? Ma secondo te, Nicola, può essere andata bene? Ci hanno rubato il regalo per la festa della mamma, cioè per me. Hanno rubato la macchina, tu guarda come sei tornato a casa. Secondo te nel complesso è andata bene? Mamma, lo so che è una brutta giornata, però la possiamo migliorare. Come migliorare, Letizia? E cosa possiamo fare? Salutare i nostri amici a casa. Oggi salutiamo Carlotta, Dennis e Maria. Ovviamente, ragazzi, se anche volete essere salutati, dovete fare due passaggi. Un like e un cuoricino sotto nei commenti. Ma fatelo subito, perché noi salutiamo solo i primi che mettono un bel like al video. Ho capito, Letizia. Saluta pure gli amici a casa. Ma io sto male, mamma. Mi puoi finire di medicare, fai piacere? Ma sì, papà Nico, stai tranquillo. Ma che ansia hai? E poi volevo ricordare ai nostri amici di iscriversi al canale e di attivare tutte le notifiche, così non si perderanno neanche un nostro video. Mamma e papà sta perdendo. Letizia, per cortesia, vai a prendere i cerotti in bagno. Sì, mamma, ok, vado subito. Mamma, cosa sta succedendo? Non ti lamentare, ti tampono un attimo. Letizia, muoviti con i cerotti. Brucia. Eccomi, mamma, eccomi, ti lancerò. Ok, dammi i cerotti. I cerotti di Minnie, quelli per bambini? Sì, è gli unici che abbiamo. Come i cerotti di Minnie? Vabbè, inizia a scartarli un pochini che li mettiamo a papà, dai. No, ragazzi, io non voglio mica i cerotti di Minnie. Non posso andare in giro con i cerotti di Minnie. Papà, o così o niente. Aspetta, vieni qua che te lo metto. No, Letizia, non puoi mettermi. Devi stare fermo. Cerotti di Guarda, Minnie. Un bellissimo gattino hai. Ma come il gattino? No, non è possibile. Mamma, no, ho male la gamba. Guarda che bello, ti sto molto bene questo gattino. Ma come? Fate che vado a vedermi lo specchio. Ma fa ridere papà con quel cerottino. Ragazzi, se vi fa ridere anche a voi, mettete un bel like. Mamma, non c'è niente da ridere. Cos'è? Un gatto! Ma dai, per piacere. Ma non esistono più i cerotti quelli classici color pelle. Papà, guarda come ci stai bene con quel cerottino. Sì, sta proprio bene. Però ragazzi, vi devo dire una cosa. Allora, mi ha chiamato la polizia e hanno detto che hanno ritrovato la nostra macchina. Mi sembra una bella notizia questa. Però purtroppo ce la devono riportare col carro attrezzi. Per cui, per far sì che la macchina arrivi da noi, devo andare a firmare in commissariato. Per cui adesso mi vesto e vado. Quindi, per fortuna, Letizia non guida lei la macchina. Sì, papà, per fortuna. L'ultima volta ti ha rotto il naso. Hai ragione, Letizia. Ti ricordo, mi ha rotto anche il naso. Papà Nicola, allora ascolta una cosa. Adesso io vado in commissariato, sbrigo le faccende burocratiche e poi spero ci portino presto la macchina, anche perché senza macchina dove andiamo? E chi la guida la macchina? Avrò un peso di sesso. Vabbè, però intanto diamo la macchina, dai, questa è una cosa importante, ok? Va bene, allora vai via. Sì, mi raccomando, voi però anche tu, Letizia, eh? Sì, brava, ma te lo so che sei brava. E bada papà Nico, perché guarda com'hai ridotto. Soltanto mi ha dotto male. Ma che male la gamba, il braccio. Adesso dovrei fare un po' di riabilitazione. Fare un po' di riabilitazione. Sì, mamma, stai tranquilla, vado io e papà. Intanto mi vado a fare una partita su Roblox. Partita su Roblox? Il telefono. Mamma, non ti fidi che lei... È per forza che mi devo fidare. Ti sembra che abbia scelta? Comunque mi vado a prendere la borsa e vado via subito, perché ho l'appuntamento tra esattamente un quarto d'ora. Dimmi, Letizia. Papà, come stai allora? Vedi, hai male? Sì, abbastanza. Adesso non so cosa fare, ragazzi. Non posso né giocare a tennis, non posso fare box e non posso neanche fare cavo, che attrae le cose. Quel braccio è inutilizzabile. Vuoi che giochiamo a braccio di ferro? Ma come vuoi che giochi a braccio di ferro? Ma di che ho un braccio rotto? Cosa possiamo giocare? Braccio di ferro non lo puoi fare. Allora possiamo andare giù a saltare la corda, no? Oppure... Ma pure cosa, Letizia? Ma pure cosa? Ma come posso saltare la corda? Ma stai scherzando? Oppure possiamo andare sul monopattino, cosa dici? Fammi dormire, dai, lasciami stare. Non ce la faccio più, devo riposarmi. Ecco la mamma, dai. Ok, ragazzi, allora io vado, Ah, aspetta, mi ero dimenticata di dirvi una cosa. Tra le 100.000 cose che ho fatto oggi, ho chiamato anche l'ufficio oggetti smarriti.
dei treni e mi dicono che assolutamente loro non hanno trovato nei loro treni nessun orso come quello che gli abbiamo descritto. Ma come non hanno trovato nessun orso? Letizia, non sappiamo che fine abbia fatto il nostro Mister X. Vado. Uffa papà, però sei noioso, ma cosa vuoi dormire tutto il giorno? No, Letizia, lasciami stare, lasciami dormire, per piacere. Dai! No, dai papà, alzati, alzati, vieni. Mi è venuta una bellissima idea, cosa dici se cuciniamo qualcosa? Ma che cucina io? Guarda come sono messo! E poi perché dobbiamo cucinare? Papà, cosa dici se prepariamo una bella cenetta per la festa della mamma? E ho capito, Letizia, chi taglia e chi fa da mangiare e che c'è di fornelli, eh? Papà, mi arrangio tutto io. Adesso andiamo a vedere cosa c'è in frigo, vieni. Apri, dai, fammi vedere cosa c'è. Allora, abbiamo... Letizia, c'ha poca cosa. Il latte. E cosa vuoi fare con il latte? Il ketchup, possiamo fare qualcosa, no? No, Letizia, fammi vedere cosa c'è, dai, guardo io. Letizia, abbiamo il tofu. Che ne pensi? Possiamo fare il tofu? Dammi qua, papà. Sì, dai, sai che alla mamma gli piacciono tutte queste cose salutari. Non sa da niente il tofu, deve essere condito con una verdura. E appunto, papà, guarda, abbiamo una zucchina e una melanzana. Guarda, c'è anche un peperone. Prendi il peperone con le braccia. E qua il peperone. Okay, allora, cosa facciamo con queste cose? Letizia, allora, non lo so come si fa il tofu. Vai a prendere il tablet, che guardiamo in internet. Ok, adesso vado a prendere. Allora, come si fa adesso qua? Allora, Letizia, ci mettiamo! Letizia, dove sei? Letizia, ci mettiamo qua sul tavolo! Vai a prendere il tagliere! Aspetta che vado a prendere le cose. Tofu! E qua? Dammi una mano! Sto arrivando! Finalmente! Eccolo qua il tablet! Mettici là, allora scrivi! Tofu con zucchine, melanzane e peperoni! Papà, allora la ricetta dice tofu, verdure e spezie. Vai a prendere tutto, dai! Letizia, le verdure sono là. Vado a prendere spezie e dai, vado a prendere anche il tagliere, giustamente. Cosa vuoi tagliare su sulla tavola? Tu portami le verdure, dai, veloce! Letizia, dai! Le lavate? Sì, eccomi qua. Ecco, guarda. Dammi una mano, che non ce la faccio. Ecco fatto. Anche queste, ragazzi, come sapete, vanno tagliate. Va bene, cosa ti vado a prendere? Ci vorrebbe tagliare, cosa vuoi fare al fondo? O... Papà, dopo aver tagliato tutto, ci mancano solo da mettere le spezie. Ti do una mano a tagliare, fai tu, sei sicuro? Letizia, va bene così. Quindi lo facciamo al forno, va bene? Sì, lo facciamo al forno, perfetto. E qui arriva la mano fra poco, dai, dobbiamo sbrigarci. Vuoi che taglio le zucchine intanto? Sì, taglio le zucchine. Tizia, allora vado a prendere la carta da forno e anche la teglia e accendo il forno, ok? Mi raccomando, non toccare il forno, altrimenti ti bruci. È pericoloso per i bambini. Vado. Dai, papà, muoviti con questa teglia, non arrivi più! Dai, papà, muoviti! Che ho appena finito di tagliare le zucchine, dobbiamo infornare! E stavo cadendo! Piano! Okay. Piano! Vedi qua! Allora, cosa devi fare adesso? Cosa devo... Allora, buttiamo il letto di peperoni così, va bene? Cosa stai facendo? Così schifo! Le zucchine vanno qua dentro! Ma come le zucchine qua dentro? Vai per leggi il tablet, per piacere! Guarda, allora... Il tablet... Vedi cosa dice? Letizia, ho messo tutto, dai! Adesso cosa bisogna fare? Allora, qua bisogna mettere l'olio e un po' di sale. Ok, dai, metti un po', vediamo. Ok, olio, ok. Ancora di più e poco. Allora fallo te, no, fallo te, dai, butta l'olio. Così, no. Ma quanto mi stai buttando? Dai, ok. E sale, dai, vai, quanto sale. Ma metti, metti. Ma cosa hai fatto? Va bene, dai. Papà, per favore, fammi questo favore. Non aggiungere più nel tartro, ok? Non fare guai. Adesso vai in infornare. Letizia, per quanti minuti? Per quanti gradi? Pesa tantissimo. Dai, leggimi sul tablet, dimmi. Allora, qua dice 30 minuti a 180 gradi. Letizia, non mi ricordo più. Quanti gradi e quanti minuti? Papà, ma non capisci? Ho già detto 180 gradi. Io ho capito i 180 gradi. I minuti non mi ricordo. Ti ho detto 30 minuti, adesso mi vado a lavare le mani, fai come vuoi. Va bene, Letizia, dai, sai che ho una certa età e mi dimentico qualcosa. Vedi, ragazzi, mi sono dimenticato le spezie. Guardate, mettiamo la curcuma, ragazzi, buonissima. Mettiamo sopra qua. E poi, ragazzi, avete fatto il regalo a vostra mamma per la...
Per la festa della mamma? Sì, sì, mettete un bel like. Noi purtroppo ci è stato rubato l'altra notte, avete visto? È entrato il ladro. Ma dove è andato il cameraman? Cameraman! Ah, sei qua! Allora, quindi per colmare il vuoto abbiamo preparato questo delizioso piatto con tofu e verdure che mamma va ghiotta. Ok, 180 minuti, 30 gradi o 30 gradi, 180 minuti, non mi ricordo più. Abbiamo detto, vai. Tavola pronta! Papà, allora come sei messo con il tofu? Letizia, è 5 minuti è pronto! Dai! Dai, che è arrivata la mamma, non sono andato al campanello! È arrivata la mamma, però lì dobbiamo fare la sorpresa, papà! Non la facciamo entrare! E la bendiamo e la facciamo. Ok, papà, allora vado a prendere la benda. Ma perché questi non aprono? È 2 ore che sto suonando! Dai, Letizia, muoviti, che la mamma sta suonando continuamente! Dai, con sta benda! Papà, eccomi un attimo! Adesso la bendiamo, va bene? Brava Letizia, dai, dammi la benda. Tieni la benda. Ok, allora sei pronta, che l'abbiamo. Un po' di ansia. Oh, finalmente mi avete aperto, ma dove eravate? Metti la benda. Sì, devi metterti la benda, è importante. Come la benda? Sì, sì, levati gli occhiali. Aspetta, aspetta, sì, giustamente, hai ragione. Ragazzi, va bene così? Sì, perfetta, mamma aspetta che ti venga a prendere se non cadi. Allora, qua, sono qua. No, ma dove stai andando? Dove vado? Chiudi la porta, Letizia. Ok, perché mamma Letizia ti ha fatto una sorpresa per la festa della mamma. Che bello, dove sei Letizia? Sono qua. Ah, sei qua. Ma la borsa posso metterla giù? Quanti numeri sono? Chi? Questi. 7. Vabbè, dai Letizia, falla. Dai. Dove devo venire? Siediti, siediti. Io non lo so, ho paura. Seguimi. Vai, segui, segui, siediti. Sei nostra ospite. Accetti. Come la facciamo? La fai sedere a capo tavola, dai, falla sedere. Eccola qua, la principessa. Qui? Qua, sì. Mamma. Siediti. Siediti. Ragazzi, posso dirvi una cosa? Dove siete? Dov'è la telecamera? La telecamera è... E dov'è? Siete di qua? No. No, davanti a te. Dove, papà? Di qua? Eccoci qua, c'è qua. Ascolta, papà. Allora, i carabinieri ci hanno appena portato la macchina, è qua sotto, ok? Quindi volevo solo dirvi che almeno quella l'abbiamo recuperata. Hai capito, Letizia? Abbiamo la macchina! Sì! Però c'è un problema. Quale? Chi la guida? Io ho il braccio rotto. La devi guidare te. È meglio comunque, Letizia, dare da me, nascondere le chiavi. Ma come nascondere le chiavi? Perché? Letizia è meglio, vero? Sì, forse hai ragione. Allora, senti qua. Allora, sei ospite nostro oggi a cena per la festa. Wow! Che bel regalo che mi avete fatto! Ma posso togliermi questa benda? No! Devi indovinare cosa c'è da mangiare, vero Letizia? Dai, 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 dai. È molto semplice, è una cosa che ti piace tanto. Wow, ma allora siete stati squisiti! Ma come l'ho fatto? Dove? No, non c'è da mangiare, non lo senti? È ancora in fuori. Non c'è niente, c'è solo l'acqua. Ah, ok. No, non sento niente ragazzi, non sento niente. Cosa ne avete preparato? Niente Letizia, allora devi con l'iniziale. Devi l'iniziale come si chiama? Inizia con la T. Il tonno. Ma dai mamma, cosa vuoi che ti faccio? Il tonno in scatola. Mamma, hai sbagliato. Ultima possibilità, con la T. Dai, con la T non è semplice. I totani, i totani. Dai mamma, i totani. Dai, per piacere. È suonato il forno, è pronto. Ok, stai qua, va bene? Non muoverti. Papà, ma chi si muove da qua? Non so neanche papà, dove siete. Andiamo. Stai qua, non muoverti. Ah, che prendo io, se no ti scotti. Dov'è? Va bene. Qua? Sì, giusto. Sì, qua. Ti scotti. Non toccare niente. Hai un guanto? Certo che ho un guanto, perché non l'ho detto. Ecco qua, Leti. Questo è l'ultimo, ok? Bravo, perfetto. Adesso lo andiamo a portare alla mamma. Sì, ti chiudo io. Sì, siamo pronti. E che profumino dai, che ho fame. Sto arrivando. Dove sei? Sono qua. Adesso annusa l'odore. Che buon profumo di verdure. Posso togliere la benda? Papà, allora cosa dici? Dai Letizia, leviamo la benda. Te la levo io. Sei pronta, mamma? Sì, dai. Ecco qua. Hai visto? Wow. Mega piattone di tofu alle verdure. Ecco cos'era con la T. Il tofu. Ma posso assaggiarlo? Assaggia. Dai, dai Letizia, siediti che mangiamo. Sì, sì, adesso mi siedo. Ok, allora. Posso assaggiare anche io? Sì, vai. Ma come lo metto nei piatti? Non hai portato neanche un cucchiaio. Letizia, vai a prendere il cucchiaio. Ti dimentichi le cose. È cosa sua, sai, Comunque, complimenti. Hai visto? Profumatissimo.
coloratissimo. Bravi ragazzi. Dai. La festa della mamma. Sono felice. Grazie ragazzi, siete stati tanto gentili. Adesso lo assaggiamo tutti, va bene? Speriamo che sia buono. Anche delle spezie profumate questo tofu. Deve essere veramente squisito. Papà, metto il tuo. Sì. Io faccio una prova di assaggio. Buono, ci sta secondo me. Aspetta papà, ti aiuto io, assaggia. Che buono. È buono. Letizia l'hai fatta veramente buona, Tieni. Ragazzi, è veramente buono, ma che spezie ci sono? Ho assaggiato tutto. Io non trovo questo tofu. Beh, hai indovinato. Ho messo una spezia speciale. Sai che spezia? No. Che spezia? La curcuma! Ma cosa? La curcuma? Ma sei pazzo? Ma lo sai che lei è allergica alla curcuma? Come allergica alla curcuma? Letizia, ma quanto ne hai mangiato di questa cosa? Tu lo sai che lei è allergica alle nocciole alla curcuma? Letizia, bevi un po' d'acqua, non c'è manco acqua qua. Letizia, bevi un goccio d'acqua, bevi. Letizia, siediti sul divano! E anche papà, continui sempre guai! Siediti sul divano, Letizia! Ma Letizia, ma perché l'hai messa la curcuma se sai che sei allergica? L'ha messa lui, non lo sapevo. Ma tu, perché l'hai messa? E che ne sapeva che lei era allergica alla curcuma? Letizia, ma la dobbiamo chiamare? Chiama l'autoambulanza, lo portiamo in ospedale. Non riesco in ospedale. Non riesco. Ma come vuoi che andiamo adesso in ospedale? Che abbiamo sì la macchina, però non ti ho detto una cosa della macchina. Cosa devi dirmi della macchina, scusami? Respira, Letizia, sto morendo. Il problema, Nicola, è che la macchina, c'è chi ce l'ha presa, ha fatto un incidente, tutta rotta sul davanti, e quindi la polizia ce l'ha sì portata, però ci ha detto che non funziona. Stai calma, dai, mamma, dai, dobbiamo portarla in ospedale d'urgenza. Vabbè, se vuoi uno spray di là dei bronchi. Ma prendi, se qua muore, dai, Letizia, dai, per piacere. Letizia, no, Gloria. Mettiti così. Sto qua. Dai, che sono diventato cianotica. Ecco. Dai. Qua Letizia! Vai! Letizia, vieni che ti faccio lo spray! Vai, spray! Mamma, io chiamo l'autobulanza! Okay. Chiamo l'autobulanza! Ti conviene chiamarla perché questo sì ha effetto, però non sappiamo! La curcuma, lei è allergica, papà Nico! Ma dai, mamma, anche che sapevo io che era allergica alla curcuma! Fammi una lista di cose che è allergica! Letizia, tranquilla! Tranquilla! Sto chiamando l'ospedale! Pronto? Pronto soccorso? Ok? Niente, c'ho mia figlia qua che non respira, ha avuto un attacco allergico. Dimmi che è allergica alla curcuma e ha mangiato un prodotto con la curcuma. Ho capito, sì. Niente, mia moglie gli ha dato la curcuma da mangiare e lei è allergica alla curcuma. Io gliel'ho data la curcuma? Ma se l'avete cucinata voi? Io sto morendo, per favore non fate baruffa. No, Fabio, ok, ha ragione la bambina, dai. Stanno arrivando, dai, ci mettono 5 minuti qua all'ospedale vicino. E cosa fai, dai? Arrivi, fai qualcosa! Ho capito, Nicola, aspettiamo un attimo. Alzati, mettiti qua. Respira, calma e respira. Mi raccomando, calma e respira con calma. Mamma, cosa sta facendo il papà? Chi ce la sta mangiando? Io ho dato un'ambulanza. Un'ambulanza? Ehi, tu nel frattempo mangi, ma non vedi che c'è tua figlia che non respira e tu pensi a mangiare? Roba da matti, ragazzi, non so più cosa fare con quest'uomo. Comunque, ragazzi, sta arrivando l'autobulanza, abbiamo già visto le luci. Voi iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, ok? E ricordatevi di mettere un bel like a questo video. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Comunque, sto bene.